Buongiorno bambini, sono la maestra Tania della Bolla dei Grandi e oggi realizzeremo insieme un'attività che ci permetterà di esprimere la nostra creatività, utilizzando però al posto delle tempere un elemento molto particolare che tutti abbiamo in casa, il caffè. Ecco ciò di cui avremo bisogno: del cartoncino, un foglio bianco, in questo caso è meglio se prendiamo un foglio un po' più spesso del normale, va bene anche del cartoncino bianco, del nastro adesivo, delle forbici, un po' di caffè, mi raccomando facciamolo freddare bene prima di utilizzarlo, una spugnetta e un pennello. Iniziamo creando quella che sarà la nostra base per poter pitturare liberamente, una specie di tela per l'artista. Prendiamo il nostro cartoncino e lo pieghiamo a metà. Tagliamo poi due pezzi di nastro adesivo e li applichiamo alla fine del nostro cartoncino, all'estremità, in questo modo. Questo è quello che otterremo. E ci permetterà di tenere ferma in questo modo la nostra tela. Adesso andiamo a prendere il foglio che avevamo preparato, eccolo qui, e lo incolliamo con un po' di colla. La applichiamo su tutta la superficie del nostro cartoncino in questo modo. E poi andiamo ad incollare il foglio bianco che abbiamo scelto, in questo modo. Ecco qui che abbiamo pronta la nostra tela. Adesso possiamo finalmente divertirci a pitturare con il nostro caffè. Prendiamo il caffè che avevamo messo da parte, mi raccomando freddo, e il pennello. Lo intingiamo. E poi andiamo a disegnare sulla nostra tela in questo modo. Poi, se abbiamo una spugnetta, possiamo scoprire un nuovo modo di pitturare. Intingiamo la spugnetta e la strizziamo bene e poi tamponiamo su tutto il foglio e verranno delle simpatiche figure. Spero vi siate divertiti, un bacione grande bimbi, ci vediamo presto!